Bentornati qua sul canale con Football Manager 2023 con il nostro Bari. Allora, io quest'anno onestamente non so come faremo a fare il calciomercato, ma andiamo a vedere un po' il resoconto della stagione. Miglior acquisto, Michelino, voto 10, che ha fatto un gran bel lavoro, anche se sai... Ha fatto un gran bel lavoro, onestamente. E gli acquisti un po' meno, forse il Giorgiano che mi aspettavo un po' di più. Andre Gomes che onestamente mi aspettavo un po' di più, sì. E siamo arrivati undicesimi, purtroppo. Miglior vittoria 3-0 col Cittadella. Partita da ricordare col Frosinone 3-0, che manco mi ricordavo. Gol dell'anno di Johnson, che penso di ricordarmi tra l'altro. Allora, questa è la formazione ideale, che direi che alla fine era quella che bene o male giocava sempre. Bene o male. E vabbè. Però non mi hanno esonerato, vero? Si sa mai, eh. Non si sa mai che mi abbiano esonerato, così lo scopro così dal nulla. Tra l'altro fuori sta tipo venendo fuori un temporale assurdo, quindi se sentirete un po' di casino è perché fuori è un macello. Ma vabbè. Vabbè, lascia la cronologia. Andiamo avanti, anche perché dovremo un po' capire come fare per il calciomercato. Tra l'altro il nostro portiere ha vinto il portiere dell'anno. Allora, Zidane, questo verrebbe a zero, ragazzi. Zidane verrebbe a zero. E è un regista avanzato, secondo me interessante, però non mi ispira tanto. Gaetano sarebbe un gran bel acquisto, però piglia una fracca di soldi. Questo qui del Leeds, secondo portiere. Però costa tanto per essere un secondo portiere, eh. Sto un po' capendo come muovermi, perché... Oh, il vecchio Esposito! Potrebbe tornare Esposito? No, trampolino di lancio. Mi dispiace. Il vecchio Esposito, ragazzi, onestamente, Esposito è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Se venisse un po' a meno, potrebbe prendere il posto di Lazetic, che se ne andrà via, perché se non sbaglio Lazetic quest'anno finisce il prestito. Quindi, insomma, ci potrebbe far comodo e sarebbe nostro. Di conseguenza si potrebbe anche rivendere. Allora, abbassiamo un po' le pretese. 416.000 euro per Sebastiano Esposito, che onestamente può fare anche l'esterno, è anche la seconda punta. Con noi ha fatto molto bene in quell'anno che è venuto. Io sinceramente, boh, ci ho messo Donati, che è un terzino però destro, a noi serve a sinistra nel caso. C'è questo Andri Fanar Baldursson, che onestamente anche no. Robak, quello che ci ha segnato tipo un sacco di gol, però è scarso come... Vabbè, vai a capire come ha fatto a segnare tutti quei gol. Sampirisi, Dickman. Vabbè, andiamo avanti intanto. Andiamo un po' avanti. Vediamo un po' che succede. Ma Lazetic in prestito fino al 30-06? Non manca tanto, fine giugno se ne va. Vediamo un po' per Esposito cosa succede. Potrebbe essere l'acquisto che per puntellare un po' l'attacco, onestamente. Perché abbiamo un attacco che... Non
non so, quest'anno non mi è piaciuto e che dire, potrei valutare di venderlo anche perché abbiamo giocatori un po' in scadenza, se non sbaglio. Alcuni giocatori in scadenza che dovremmo vendere perché se no li perdiamo a zero e io onestamente non vorrei perderli a zero. E dovremmo vedere anche gli svincolati a inizio mercato per prendere qualche giocatore d'esperienza, ok? Che ci possa dare, insomma, quel qualcosa in più come esperienza per la Serie B. È un consiglio che voi mi avete dato che io voglio prendere al balzo cercando di acquistare qualche giocatore più esperto. Sarebbe Corvo potrebbe lasciare il Bari. Ancora un anno Corvo. Però Corvo, cioè devi capire che qua costa tantissimo Corvo, ragazzi. Costa una fracca. Non ci siamo, Corvo. Non ci siamo, Corvo. Non ci siamo. Ah, io non ha niente, Corvo mi sa che anche lui, oi, a meno che non troviamo qualche soldo per rinnovarlo, sarà complesso, perché prende veramente, veramente tanto. Ecco, Esposito va al Palermo, come non detto, niente. Mannaggia tutto, mannaggia, Esposito. Esposito mio, sono rimasto parecchio male. Quanti giocatori che se ne vanno? Visto adesso che ce ne sono veramente tanti. Ma veramente tanti. Comunque Lazetic continua a dare delle belle prestazioni, eh. Può fare anche l'ala invertita. Peccato che da noi non abbia proprio fatto vedere 4 milioni che ce li ha su. È stallo tra Brazao e il Bari. Oh santo cielo benedetto. No, no, no. Brazao no. Deve rimanere. E io come faccio? Cioè, io senza di lui come faccio, ragazzi? No, rescissione no. Sì, vabbè. Abrazao. Mamma mia, però, ragazzi, ma come si fa a vivere così? Come si fa a vivere così, ragazzi? Ma come si fa? Cioè, è un casino. È veramente un casino quest'anno. Ah, tra l'altro, arrivano dei giocatori anche, ho visto, eh. Dovremmo capire un po'. Chi è questo? Lucas Smith, difensore centrale all'occorrenza, può fare anche centrocampista centrale, 18 anni, 14 determinazione. Ah, raga, questo è forte, oh. Va bene l'esperienza, che... ok, però... Cioè, questo è forte, in prospettiva. Questo è fortissimo. Senti, no. Allora, giochiamocela bene. Questo è forte, oh. Questo potrebbe essere d'acquisto da 90 proprio. No, questo non mi dice niente. Emmanuel Guiabua. No. Però quello è veramente forte, oh. Gemello arriverà, tra l'altro, Pirola. Il buon Pirola. Difensore centrale. Interessante. Che costa una fracca. Cioè, non costa neanche tanto Pirola in realtà, eh. Però non c'abbiamo i soldi. Vacca si ritira. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Vacca si è ritirato. E alleluia, alleluia. È 3 anni che dobbiamo venderlo questo signore qua. Ciao vacca, addio. Io veramente, oh mamma mia la vacca. No, non offrire un contratto. Allora.
Proviamo a fare questa cosa qui, così mi danno un po' più di ingaggi. 1500 euro di budget trasferimenti, vabbè. Mamma mia, ragazzi. Che ci faccio io? Che ci faccio io con 1500 euro? Vabbè, io non ho parole. Posso dire che non ho parole sul serio, a parte gli scherzi. Cioè, ma veramente, ciao Mangialardo, ciao Stella, ciao tutti, ciao tutti. Offri contratto, offri contratto, no, non vuole. Mamma mia, quanta gente che deve rinnovare, ragazzi. Quanta gente. Io non so come fare. Bove sarebbe anche interessato, solo che l'ingaggio è un po' alto. E allora, un secondo, contratto. '36-2025. Vabbè, allora andiamo a domani, va. Ellerson non c'ha i soldi per... Però è lista trasferimenti, scusatemi, eh. Ellerson può fare il terzino. Ma se io gli dessi qualcuno che magari non vuole rinnovare. Allora, tipo, non so, Giacomo Ricci. No, è zero. Non c'è soldi. Non hai soldi. McCook ha firmato con la squadra. Ok. Beh, beh, però è interessante in prospettiva, Perché? Beh, che, però ha un potenziale che, vabbè, lasciamo stare. Possiamo anche farne a meno, Non è che abbiamo perso un campione del mondo, Allora, la finestra calciomercato ha aperto i battenti. Va benissimo. Allora, Cortinovis, fai automatici, ok. Ho detto ok. Oh. Sì, va benissimo. Offerte per Michelino. Michelino. Fino al 2027 hai contratto, Michelino. Possiamo sottrarci di Michelino? Onestamente parlando? Perché, dai, parliamoci chiaro. Allora, abbiamo... Ma c'è ancora Lazzetti, scusate. Ma c'è qualcosa che non va. Ma scusate, Lazetic. Ah, scade oggi. Vabbè, andiamo avanti allora. Tan fisico. Perché vorrei vedere un po' che giocatori ci sono. Proprio che rimarranno quest'anno, per capire cosa fare. Oh, giocatori svincolati. Arthur. Muriel. D'esperienza. Lucas Vasquez, d'esperienza. Uribe. Zito. Questo Pirola che comunque mi ispirava. Però costa. Cioè, è aumentato. Un buon Vesino invecchiato, 33 anni. Gaetano che ha 750 anni, che ci andiamo dietro. Sì, vabbè, dai, 1 milione. Ma chi sei? Ma chi sei, su? Allora, ricerca giocatori. Svincolato. Abbiamo Joao Veloso. Ammazza, oh. A Joao. Ma che ti manda te? Sì, vabbè. Dai. Non abbiamo un soldo. Cioè, io veramente mi tocca fare un calciomercato che...
È horror, è horror, ragazzi. C'è qualcuno interessante? Non è che ci sia molto, eh. Consigliati. Zidane, Pirola, Gaetano. Tutti giocatori interessanti, da tantissimi, però. Però io non ho i soldi. Cioè. Che mercato meraviglioso, eh. Che mercato meraviglioso. Ma Gemello non veniva da noi? In teoria, scusatemi, mi sono perso qualcosa? Lazetic, va bene. Ci vuole il Torino. Così, ci vuole il Torino. Però noi siamo come dire, ligi al nostro dovere di portare il Bari in Serie A. Porca miseria. Ah, ok, abbiamo rifiutato. Mi stavo preoccupando. Chiedi al vice. Chiediamo un po' al vice cosa fare. Ok. Sono contento. Sono contento. Sono molto contento. Amichevoli? Ma sì, dai. Ma perché? Ma Schmidt! Ma porca miseria, Schmidt, veramente. Ma perché non ci vuoi? No, comunque. Sarà un calciomercato veramente complesso, eh. E. Allora. Chi è che non vuole rinnovare? Giagello, vero? Andrà via a costo zero? Non ne vuol sapere, Giagello. Non ne vuol sapere. Quindi l'unica. Lista decidibili. Lista cedibili, ok. Poi. Muaremovic. Lui ne vuol parlare. Ricci. Non ne vuol sapere. Quindi anche Ricci se ne andrà via. Ma per forza. Per forza, purtroppo, per forza. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora. Abbiamo. Che dirà? Sesai. Facciamo così. Poi di qua. Giagello. Si è messi così. Michelino o Vasco Valls? Michelino al momento incontrista. Vasco Valls, quindi facciamo così. Mentre qui Andre Gomez. Stavo guardando un po' se si poteva fare qualcosa. Così è la soluzione migliore. Abbiamo Ricci. Corbo. Insomma. Non potremo fare tanti cambi quest'anno rispetto all'anno scorso. La cosa buona è che la squadra. Ah, Zuzek è tornato. Oh santo cielo benedetto. Ma metti Capradossi, va? Per favore. No, ci manca Zuzek così. Brazzao. Abbiamo una squadra che comunque è già affiatata, però. Però. Io un colpo di mercato vorrei anche farlo. Ma con 153.000 euro. Non è che possa fare tantissimo, eh. Se vendiamo qualcosa. Offerta di Legia per Giagello. Allora. Allora, sono 900.000 euro. Non lo so.
Non lo so. Quanto vale Giogello? Scusatemi, mo con tutto il bene. Si può vedere quanto vale? Allora, valore 2,8. No, aspettiamo qualcosa di un po' più interessante, ragazzi, come offerte. Perché sì, tutto molto bello, però, insomma, Ricci, nessuna richiesta? Aiuto, aiuto. McCook conferma. Sarà un calciomercato veramente interessante. Ah, è già al Lione Arthur, bene. Muriel, non vuole trasferirsi? Come non detto, come non detto. Ricci non... Ricci no. Vasquez è già del Salisburgo. Uribe non vuol venire. Ah, oh, io arrivo a 2 milioni, eh. Poi... Niente, sono tutti lì con Michelino. Ma io Michelino non posso venderlo, ragazzi. Onestamente non posso venderlo, dai. Vasco Valls, nuovo contratto. Questo è un ragazzo a cui mi affido molto, eh. Vi dico la verità. Non vuol venire Zito, neanche Vessito, nessuno vuol venire. Vendi per il suo valore, su, dai. Michelino, bravo. Che è successo? No, 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 cosa? No, 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 non ho ben capito io. Non ho capito niente. Dov'è che vado, Gello? Ma che cosa ho venduto? Ma scusate! Ma che ho venduto? Ma che sta di? No, no, aspetta un secondo, eh. Mi sta girando i cosiddetti, ve lo dico. Dov'è che ho venduto? Che cavolo ho venduto? Sormani. Sormani, si fa un altro anno in prestito? Sì, direi di sì. Ha la clausola? Stipendi 100%. Fa vedere. Oh, accetta. Accetta quell'offerta. Ma Michelino? Ma che è successo che non ho capito? Cioè, questo è veramente le palle, eh. Ma questo è forte, oh, raga, io lo voglio. Io Joao Veloso. Ma però aspetta. Ho sbagliato. Vabbè. Vediamo un po' se riesco a prendere un po' in salsa. Questo qui è un fenomeno, ma di quelli... Che proprio 12 milioni? No, aspetta un secondo. Non ci siamo capiti. Allora. Perché se la via Michelino, questo è un grande acquisto, per quest'anno. Cioè, direi che ci caliamo il pensiero del centrocampo, eh. Oh, se dovesse venire questo, noi siamo a posto per tutta la vita. Vai, Sormani un po' in prestito. Ok, Sormani in prestito. Oscar Aranda. Chi è Oscar Aranda? Sì, vabbè, mezzo rotto. Però è forte. Poca determinazione però. Poi verrebbe solo in prestito. Zero infortuni. Beh, come ho detto, zero infortuni. No, vabbè.
No, vabbè. Non ci credo. Selt mi salta così tutta la preparazione pre-stagione. Bellotti può andare via? Bellotti. Vabbè, cioè. Ma perché sono messi così male? Scusate, i gruppi. Non ho capito. Scusatemi, eh. Facciamo le cose fatte per il verso. Facciamo. I portieri, ok. E ci buttiamo dentro i portieri, giustamente, no? Tipo Brazao, Saravo. Ok. Poi i difensori. Vediamo un po'. No, aspetta un secondo però. McCook. Tutti i difensori che abbiamo, che sono tantissimi. Quanti sono sti difensori? Scusatemi, eh. Ok. Il centrocampo. Vediamo un po' cosa si può fare. No, io però, scusatemi, eh. Non per di, però. Ok. E attacco. Così siamo a posto. E attacco. Poi si dice tutti quanti, no, eh? Vabbè. Poi ci pensiamo. Con calma. Io sto sudando come un pazzo. Mamma mia, che caldo che è. Poi ci penso. Allora. Io sono un po' preoccupato. Per questo precampionato. Ecco. Ercolani subito 6-8 settimane. Ma sì, tanto. Che ce frega noi, che ce frega. L'importante è morire prima della stagione. Io non so come faremo a fare mercato. Non ne ho idea. Non ne ho veramente idea. Col Pescara? Vabbè, quarti di finale, semifinale, ci arriviamo. Bellodi. Costo futuro opzionale. 183.000 euro. Quanto vale? Bellodi. Quanto vale? Vale di più. E però rifiuta, cioè no. Ok. Simone Edera. Joao Veloso, ragazzi, viene. Viene Joao Veloso. Ha scelto il progetto Bari. Cioè, lo volevano il Chelsea, il Liverpool, il City. È venuto al Bari. Perché c'è il maestro Giampaolo. Perché c'è il maestro Giampaolo, ragazzi. Perché c'è il maestro, c'è il ma ecco, il maestro vengono tutti, chiaramente. Allora, bisogna capire intanto. Ma dov'è? No. Ma che fine ha fatto il nostro. Ma mi hanno venduto veramente coso? Michelino? Ma me l'hanno davvero venduto? Ma siamo su scherzi a parte? Non è possibile, raga. Che me l'abbiano venduto. Cioè. Ma roba da pazzi?
Non può essere vero. Ditemi che stanno scherzando. Ma porca. E dove me l'ha messo? E dove me l'ha messo? Scusatemi. Ma perché? Perché me l'hanno venduto, Michelino? Ma siamo pazzi? No, qua è roba da matti, eh. Qua mi vende il giocatore e non mi dico niente. Ma perché sta cosa? No, io boh, io non sto capendo che cos'è successo più che altro con Michelino. Ma è andato a Cagliari veramente alla fine? E chi gliel'ha mandato? E le offerte le ho tutte rifiutate, eh? Avete visto anche voi? Non le accettate le offerte? No, vabbè, io... Io veramente non capisco cosa sia successo a sto gioco. Ha fatto da solo, eh. O che lui voleva andare via. Però non mi dici niente. Cioè, me l'hanno detto, però non proprio in maniera esaustiva. Che poi non compare neanche nelle trattative, eh. Se ci guardiamo. Cioè, adesso ci guardiamo un attimo, perché... Io vorrei capire cosa è successo. Giusto per capire, non tanto per... Vorrei veramente capire. Allora, noi soffriamo un po'. Allora, seconda punta che dire si può intersecare con Maldini e va bene. Prima punta, è lì che soffriamo un pochettino, eh. Perché prima punta abbiamo Maldini, basta. Eder e Rauti. Vabbè, di qua abbiamo comunque Valls e abbiamo Johnson, va bene. Veloso, abbiamo Vasco Valls, volendo, Cortinovis. Si è messi abbastanza bene. Abbiamo ancora Ricci per un anno e Palumbo. Qua abbiamo tanti difensori. Tra l'altro a questo punto, ma gente come Nordstrom, no? Onestamente... Bah. Vendi per il suo valore. Gente come... Secondo, eh. No. Non hai capito niente. Facciamolo da qua. Rosa. Tipo gente come Schädler, no? Io che me ne faccio? Di 7 anni. Vendi per il suo valore. Ok. E stavo... Volevo dire una cosa, ma... Squadra riserve. Abbiamo qualcuno che sia veramente interessante. Questo è 1.900.000, raga. Questo è 1.900.000. Prestito. Ingaggio completo. Au. Stefano Ferri. Interessante. Tommaso Basso. Pure Ferri. Se vai in prestito... Non posso, perché ha 16 anni. Tommaso Basso ne ha 17. In teoria si può, no? Sì, 17 sì. 17 si può. 17 si può. Titolare fisso. E via. Ok. Andiamo avanti. Anzi, devo capire di Michelino che è successo. È vero. Offerta di prestito. Portiere di coppa. Come portiere di coppa. Rifiuta. Riserva. Rifiuta. Riserva. Rifiuta. Portiere di coppa. Ma no. No. Non esiste proprio.
Cioè, adesso va bene tutto, però. Dov'è Michelino? Oh, ma Michelino dove è finito? Perché sei a Cagliari? A far cosa? Ma che... Ma quando è che c'è andato? Ma quando è che c'è andato? I soldi me li hanno dati almeno? Sembrerebbe qualcosina, sì, ma... Vabbè, io stendo un velo pietoso, ragazzi, con quello che è successo. Titolare fisso, ok. Titolare fisso. McCook, ok. Nordstrom, perché hai rifiutato? Perché hai rifiutato? Ma va a fan bagno. Ma veramente, ma va a fan bagno, cioè. Cosa rifiuti? Cosa rifiuti? Cosa rifiuti? Senti, senti. Aspetta un secondo. Calmiamoci. Trasferimenti. Offre ad altre squadre. Vai via, Shedler, vai via. Non mi servi, purtroppo. Vorrei che mi servissi, ma non mi servi. Ok? Bisogna essere onesti e trasparenti in queste cose. E voglio essere onesto con te. Ma McCook pensa di tornare prima o poi o niente? Continua a rifiutare. Niente, io non so più cosa fare. Il Pescara ha fatto un'offerta di 125.000 euro. Accetta subito. Accetta, accetta, accetta. Abbiamo un po' smaltita squadra, ragazzi. Che dira? Che dira? 3 milioni e 4. Questa è tosta. Però ne vale 4-3, ne vale. No. Però 3-4... Possiamo anche... 4-9? Ma una clausola... Lui è una clausola di 4 milioni e 9. Ci può stare. Ci può stare. So che dire, purtroppo perderlo è un po' brutto. Però possiamo comprare qualcuno a costo minore, secondo me. Ma porca sbaglia. Che sto moruso? Perché 3? 3 stelle? Ah, ecco. Ha cambiato. Mi sembrava un po'. E no, sbaglio perché ha fatto sta cosa io. Ho fatto sta cosa, guardate. Ho messo solo squadra riserva, invece. Allora. Sì, che dire, comunque quella cifra... Secondo me ci può stare. Secondo me ci può stare. Vediamo un po' con Nocerina come va. 7-0. Che dire la tripletta, ma anche se sai, anche Joao Veloso ha fatto gol. Beh, dai, non abbiamo subito gol, è già qualcosa. Si parte bene. Tommaso Basso, vai. Tommaso Basso è andato. E... Ma Schmidt è ancora qua? Schmidt, ma vuoi venire o no? Così ci puoi sta, no? Tutto massimo vendo Bellodi. Vediamo se ne va alla fine. Davide Messorri. No. Ci vorrebbe qualche acquisto di esperienza, ma non ne ho trovati moltissimi che mi interessassero, eh.
C'è questo pirola. Da 5 anni. No, 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 no. Purtroppo canestrelli fuori 3-4 settimane. Oh, le cose che piacciono a me. Le cose che piacciono a me. Gli infortuni che piacciono a noi. Fabio Chiarodia, scusate. Sì, ma che ce li hai i soldi su? Osam Sarawi? Porca miseria. Questo qui è forte, oh. È forte, vero. Lucas Smith ha accettato. E secondo me questo è un buonissimo colpo. È un buonissimo colpo, secondo me. Oh, vai Shader, ciao. Ci avevamo fatto a vendere Shader, eh? Ci avevo avuto 70 anni, ma... Comunque vada come vada, sto mercato abbiamo venduto. Abbiamo dato via Vacca, che si è ritirato, vabbè. E anche Shader l'abbiamo venduto. Mi dispiace un botto per il nostro Michelino. Onestamente, mi dispiace veramente tanto, perché Michelino, cioè... Boh. Mi ero affezionato. No, no, ma non c'entra niente. No, vabbè. Vabbè, senti. Ma io che devo fa? Ma io che devo fa sul serio? Cioè, veramente, dai, ma che... Ma vi pare? Ma vi pare sul serio? 3-0 con l'Eibar. Fatto gol pure Muremovic. Mazza, oh. Che vittoria. Che vittoria. Quando è che parte il campionato? La Coppa Italia parte prima. Poi c'è il Palermo, fra poco si parte. Fra poco si parte. Giacomo Ricci, 1.300.000. Raga, non vuole rimanere. Giacomo Ricci. L'unica a accettare. E vabbè, dispiace. Ok, che dira se ne va. 5 milioni nelle casse della società. Ok, possiamo fare un po' di mercato ora? Così, per dire, non perché vorrei farlo, chiaramente. Ci mancherebbe che vorrei fare il mercato. Vabbè, a parte tutto. Vediamo un po' le altre cose. Nessun progresso. Giacomo Ricci se ne va anche lui. Finanze le abbiamo sistemate? Oddio. È da un po' che non vedevo tutto in bianco. Come abbiamo 1.000.000? Ma come abbiamo 1.000.000? Ma vabbè. Abbiamo il 15% delle entrate? Cioè, noi vendiamo e ci danno il 15%, raga. Ma che c***o? No, vabbè, non ci credo. Sì, però dai, veramente fate. Non c'è più il nostro amico, che dire. Però c'è Maldini che non ha fatto male l'anno scorso, Sesai, Maldini. E Rauti? Mazza, oh. Mi da piangere a me. E sulla fascia? Oh santo cielo. Manca un terzino sinistro. Centrocampo a posto. La difesa bene o male a posto. Si è messi malissimo, ragazzi. Comunque, non vorrei dire. Si è messi veramente male.
Perché ci manca un secondo portiere in questo momento. Allora, stavo pensando. Vediamo terzini sinistri che abbiamo. Simone Giordano anche no. Ma che è sta gente? Mamma mia. Lista selezionati. Luca Gemello. Costa troppo. Non abbiamo nessuno. Sto pensando. Brian Reynolds. Lui può fare anche a sinistra. Però non mi piace, ragazzi. Sapete che c'è? Proprio non mi piace. Ma per attacco c'è qualcuno che è uomo d'aria. Bamba Susso. No, vabbè, raga, dai, non... ma che sto facendo della mia vita in questo momento? Kevin Zeffi, Morgan Rogers, Salcedo. Esposito purtroppo ha rifiutato. Ah, ragazzi, ci è andato veramente poco, ci è andato veramente poco. In scadenza un anno. Terzino sinistro. Niccolò Corrado. Marcatura 9 però. Dribbling 8. Se no, mazza, oh. L'unico è Corrado, eh. Quanto vogliono per Corrado? 900.000? Senti, 200.000 è in scadenza, te lo ricordo, eh. Ti ricordo che è in scadenza. Oh, non lo capiscono, eh. Oh, è in scadenza. Andrà via gratis, che te devo dire. C'è solo questa gente qui in scadenza. 6 mesi. Senza contratto. Mamma mia, ragazzi. Ma che è sta zozzeria? Attacco. In scadenza. C'è Lazetic in scadenza. Il grandioso ritorno del figlio prodigo. Perché no? No, non hai capito nulla dalla vita, eh. Per 40%. Ah, oh, basta, ti stai allargando però, eh. Il vecchio Cherry, uomo da serie B. Il vecchio Cherry per la serie B è perfetto, secondo me. Non dovrebbe nemmeno costare tanto, eh. Punta potente. Oh, le difficoltà economiche del Como. Ah, vedo. €575.000 per Cherry. Non è male,
No, Balotelli, quanto lo vorrei, però dai, raga, non si può prendere Balotelli. Anche se ha delle statistiche che se la spinge, eh. Quanto costa Balotelli? 50.000 euro io posso darti. 215.000 euro per Balotelli, una punta veterana in Serie B? Allora, Cherry intanto io me lo prenderei. Cava sta cosa. Ok. Sì, vabbè, però io capisco tutto. Però non puoi chiedermi 1.800.000 di stipendio. Cioè, io come te lo pago? Ah, niente, ragazzi. Balotelli, ma che vice capitano? Balotelli come riserva 1.900.000. Io non posso. Non ho i soldi, ragazzi. Io mi fermo qua. Mi fermo qua perché voglio parlarne con voi. Datemi dei nomi, consigliatemi gente da poter comprare. Perché? Cioè, è dura. Abbiamo messo. Allora, la cosa buona è che abbiamo messo a posto le finanze. E che è una cosa molto buona. Perché le finanze, sappiamo, è sempre stato un problemino per noi. E la squadra non è malvagia, però ci mancano delle alternative in attacco e come terzino. Quindi mi manca un terzino e un attaccante di riserva, oltre in realtà due attaccanti di riserva, perché Rauti non può fare attaccante di riserva. È dura. È complessa, la situa. Però potremmo essere messi peggio. Mettiamola così, mettiamola così. Comunque fatemi qualche nome, qualche consiglio, ragazzi, mi raccomando. Io purtroppo ho dovuto vendere giocatori. Michelino, non ho ben capito che cavolo sia successo. Poi mi riguarderò il video perché non ho capito. Da un giorno all'altro me l'hanno fottuto. Così, cioè. Senza neanche dirmi un ciao. Un ti voglio bene, mister, me ne vado. Vabbè, io non ho parole. Però grande acquisto, Joao Veloso, eh. Grande acquisto, veramente grande acquisto. Ragazzi, ci becchiamo al prossimo episodio in attesa dei vostri consigli. Ciao!